buongiorno e benvenuti all'informazione di oggi, mercoledì 21 ottobre 2014. Iniziamo con le notizie della politica e delle elezioni regionali. Si compone definitivamente il puzzle delle coalizioni per la prossima tornata elettorale delle regionali. Ieri, a tarda serata, dopo una lunga giornata di trattative, è arrivato il placet romano per l'accordo tra NCD e UDC. I segretari Angelino Alfano e Lorenzo Cesa hanno comunicato in una nota ufficiale il sodalizio avvenuto. Liste e nome del candidato presidente verranno comunicati in una conferenza stampa che avrà luogo in Calabria con la partecipazione dei candidati, dei parlamentari e dei dirigenti regionali e nazionali. Un polo di centro dunque che avrà a breve un proprio candidato presidente. A destra invece l'unica candidatura in campo rimane quella del commissario della provincia di Catanzaro, Vanda Ferro. La sua rincorsa alla carica di governatore della Calabria, benedetta direttamente da Silvio Berlusconi, aggrega, oltre a Forza Italia, anche Fratelli d'Italia, Alleanza Nazionale, la destra, Realtà Popolare, Liberal Democratici, Nuovo Partito Socialista e Democrazia Cristiana. Una coalizione, quella della destra, alla quale è ormai ufficialmente approdato anche il gruppo dei fuoriusciti del nuovo centrodestra, capitanati dall'ex governatore Giuseppe Scopelliti. Con lui, a sostegno di Vanda Ferro, anche l'ex capogruppo del nuovo centrodestra Giampaolo Chiappetta, l'ex assessore Nazareno Salerno e i consiglieri uscenti Tilde Minasi e Fausto Orso Marso, mentre non ha ancora sciolto le riserve Alfonso Dattolo, indeciso se agganciarsi al treno della destra o rimanere ancora ancorato all'alveo del centro-sinistra. I gruppi degli scopellitiani stanno vagliando al momento le possibili soluzioni in campo. Una di queste soluzioni prevede la costituzione di una nuova lista denominata Calabria Futura, che rappresenterebbe una sorta di riedizione regionale della casa base Reggio Futura, già sperimentata per le comunali regine. Per quanto riguarda invece i candidati al centro, potrebbe saltare in extremis l'adesione a Forza Italia dell'assessore regionale uscente Michele Trematerra. Nonostante i rumors degli ultimi giorni, in più occasioni l'hanno dato pronto al passaggio nella squadra di Vanda Ferro, dopo l'accordo romano di ieri, il centrista dovrebbe essere rientrato alla base per ricandidarsi nella lista dell'UDC. Con lui, nelle due liste del polo di centro, anche il presidente del Consiglio regionale, Francesco Tallarico, i consiglieri uscenti Ottavio Bruni, Gianluca Gallo e Candeloro Imbalzano e, a sorpresa, anche l'assessore Luigi Fedele. Per quanto riguarda invece il centro-sinistra, dopo la rottura della possibile alleanza con l'UDC, che però potrebbe evolversi in una sorta di patto di non belligeranza post-elezioni, i democratici sono alle prese con la patata bollente della composizione delle liste. Nella regina è scontata la ricandidatura degli uscenti Demetrio Naccari e Nino De Gaetano, ormai da tempo in campagna elettorale. Aggregato alla squadra del PD anche l'ex consigliere di Pietrista Giuseppe Giordano. Tra le novità, a Reggio quasi certa la presenza in lista di Mimmo Battaglia, candidato sconfitto alle primarie regine contro Giuseppe Falcomatà, così come quella del sindaco di Campo Calabro, Mimmo Idone. Praticamente sicura anche la presenza dei cosentini Carlo Guccione e Mario Franchino, mentre ufficialmente tramontata nelle ultime ore la candidatura di Mario Maiolo. Per quanto riguarda invece il Movimento 5 Stelle, chi invece sembrava aver chiuso la partita ormai da tempo era il candidato dei 5 Stelle Cono Cantelmi. A sostenerlo infatti c'è la lista costituita dai nomi degli attivisti risultati vincitori delle regionarie, la competizione online che normalmente i grillini utilizzano per la selezione dei candidati. Ma con una novità, ad annunciarla pochi giorni fa è stato direttamente il candidato governatore che, dopo l'arresto del consigliere comunale di San Ferdinando, Giovanni Pantano, in una nota ha comunicato il ritiro della candidatura di Fernanda Rombolà per dare un esempio concreto di come prevenire possibili mire dell''ndrangheta sulle elezioni regionali in Calabria. Una scelta in realtà non gradita dalla base dei pentastellati calabresi che hanno accusato Cantelmi e lo staff nazionale di aver fatto pagare alla Rombolà esclusivamente la prossimità geografica al consigliere comunale arrestato.
Ancora notizie riguardanti la regione, ma sono purtroppo notizie di cronaca. La Guardia di Finanza di Cosenza ha sequestrato oltre 12,5 milioni di euro di un fondo di garanzia istituito dalla giunta Loiero nel 2008. I fondi erano destinati all'inserimento nel mercato del lavoro e all'incremento occupazionale. Nell'inchiesta della Procura della Repubblica di Catanzaro sono indagate 12 persone tra ex componenti della giunta regionale di centro-sinistra e dirigenti dell'ente per il reato di peculato. Secondo l'accusa, gli indagati, pur consapevoli dell'insolvenza patrimoniale e della completa inaffidabilità di alcune imprese che avevano richiesto l'assegnazione dell'incentivo, avrebbero costituito illegittimamente un fondo posto indirettamente a garanzia delle stesse aziende, distraendo risorse economiche destinate ad altre finalità. In questo modo, sostiene la Procura, la Regione Calabria, da soggetto garantito contro il rischio di inadempimenti da parte delle imprese beneficiarie del contributo, è divenuta soggetto garante, facendo ottenere alle imprese coinvolte un ingiusto e duplice vantaggio. Questi i nomi degli indagati: Domenico Cersosimo, Damiano Guagliardi, Michelangelo Tripodi, Luigi Incarnato, Demetrio Naccari Carlizzi, Francesco Sulla, Mario Maiolo, Liliana Frascà, Silvio Greco e Mario Pirillo. A loro si aggiungono il direttore generale degli affari dell'Unione Europea, Salvatore Orlando, e la dirigente di settore, Marinella Marini. L'ex ministro Claudio Scajola, accompagnato dal suo avvocato Giorgio Perroni, è arrivato stamane al Tribunale di Reggio Calabria, dove è iniziato il processo nei suoi confronti per i presunti aiuti alla latitanza di Amedeo Matacena, condannato in via definitiva per concorso esterno in associazione mafiosa. Scajola si è limitato a salutare i cronisti con un buongiorno, anche perché, ha spiegato l'avvocato Perroni, è in regime di arresti domiciliari e non può ancora parlare. Melito Portosalvo, nuova iniziativa del Circolo Meli che ospiterà venerdì prossimo la presentazione del libro di Piero Cutrupi. Reduce dal successo ottenuto al Book Festival di Catania, questo è il primo incontro in provincia di Reggio Calabria. Con quest'opera l'autore offre la possibilità di intraprendere insieme un viaggio alla scoperta della cultura araba nella Sicilia medievale dall'800 d.C. fino al XII secolo. Nel periodo arabo raccontato da Cutrupi, la Sicilia era popolata da una vera e propria mescolanza di genti, razze e confessioni religiose differenti. L'isola era il luogo d'incontro di ben quattro diverse culture: quella latina, la greca, l'islamica e l'ebraica. Queste furono le condizioni favorevoli che fecero fiorire una nuova cultura vivace e raffinata, all'interno della quale trovarono spazio i versi poetici di oltre 150 letterati di lingua araba nati o vissuti sull'isola. Sarà presente all'evento anche Tiziana Calabro, opinionista e blogger. Come vi ripeto ancora, venerdì 24 alle ore 17:30 presso i locali del Circolo Meli. Si è tenuta a Bova Marina la prima riunione del consiglio direttivo della nea insediata Consulta Giovanile, eletto nella prima assemblea di sabato scorso, 11 ottobre. L'incontro avvenuto venerdì è stato volto alla ripartizione di incarichi e competenze tra i membri ed a pianificare le prossime iniziative. I particolari delle attività proposte nel corso della prima riunione, le ulteriori collaborazioni esterne con i giovani iscritti e la linea programmatica della consulta verranno illustrati in una dettagliata conferenza stampa alla presenza del sindaco Vincenzo Crupi, del presidente, dei consiglieri, dei portavoce e collaboratori della consulta giovanile stasera alle ore 17:30 presso la sala IRSEC. Lo sport, la regina, la batosta non è stata ancora assorbita dall'arrivo della penalizzazione. Si è partiti con calcoli e calendario alla mano e ci si è proiettati sulle prossime tre gare degli Amaranto. Snodo fondamentale per il futuro della squadra in questo campionato. Lamezia fuori, Aversa in casa, Melfi in trasferta. È arrivato il momento in cui il bel gioco non può più bastare. C'è necessità assoluta di fare punti tanti per rimettersi nuovamente in carreggiata e provare ad allontanarsi immediatamente dalla zona pericolo. Cozza in più sedi ha ribadito in maniera chiara l'obiettivo da raggiungere al più presto, invitando i suoi calciatori a non guardare per un po' di tempo la classifica. Quella che si sta vivendo non è certamente una settimana come le altre, per tale motivo il compito dell'allenatore diventa preziosissimo, più che sugli aspetti tecno-tattici, su quello psicologico. E con l'assenza certa di Rizzo fuori per squalifica, aggiunta a quella di Di Michele fermo ancora per infortunio, difficile individuare un elemento dotato di carisma
carisma e capace di guidare il gruppo, spronandolo dal punto di vista motivazionale e della reazione. Dovrà essere quindi il tecnico a suonare la carica, così come più volte gli è capitato da fare da calciatore. All'ultima notizia, grazie per l'ascolto. L'appuntamento con l'informazione è rinnovato a domani alle ore 14. Buon proseguimento di giornata.